Bentornati ad Arte e Storia, siamo qui alla nona puntata, la puntata che riguarderà la prima parte della battaglia di Forlì. Sono qui in compagnia con il solito nostro storico scrittore, ormai conosciutissimo, Ivo Ragazzini. Ciao, grazie, grazie. E stiamo per recarci in esclusiva all'interno del campanile di San Mercuriale. Esatto. Faremo proprio questo percorso, questa esterna, vero Ivo? Esatto, davvero interessante. La strada, i percorsi di Bonatti, che era un astronomo ghibellino. Di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto anche una puntata sui personaggi. Quello che farà la sua strada, ma chi ci sta accogliendo qua? Abbiamo un amico di Bonatti, abbiamo un ghibellino qui fra noi. Chi ci attende? Come ti chiami? Si chiama Emanuele. Emanuele. Comunque, come vedete, è un figurante. È l'ultimo ghibellino forlivese, se non del mondo, rimasto al mondo, della fanteria o della fiana, e ci spiegherà, ci accompagnerà nei percorsi di Bonatti. Che fece Bonatti? In questo percorso storico andiamo a ritroso nella storia e arriviamo fino al 1200, circa 1282 per essere precisi, la battaglia. Esatto, stiamo percorrendo. Ma adesso ci aspetta una lunga salita, questa se la dobbiamo guadagnare per voi. Siamo esattamente dentro la campanile di San Mercuriale, stiamo salendo i tanti gradini, campanile dell'epoca, che Bonatti, pensate, usò la notte prima della battaglia, salì e scese più volte per vedere le stelle, per vedere com'era, per trovare il momento favorevole della battaglia. Alla mattina tornò giù e disse: guarda, ho visto dei pianeti in Capricorno, che è il segno protettore di Forlì, disse, non so perché, il Capricorno, disse, e si mise d'accordo con Montefeltro e dopodiché attaccarono, ma questo lo spiegheremo. Visto che il posto è bello, io direi di salire. Sì. Stavo ammirando anche questa bellissima architettura. Esatto. Che è all'interno proprio del campanile, formato da questi mattoni tipici d'argilla, tipici, esatto, delle nostre zone. Cose che qui cammineremo man mano che saliremo, passeremo attraverso queste aperture. Saliamo. Ok. Thank you.
arrivati in vetta proprio all'interno dell'aguglia, della cima del campanile. E qui ci troviamo dove? Esattamente nello studiolo di Guido Bonatti, dove era lo studiolo Guido Bonatti, che era lo studiolo qua su, presumibilmente qui vi stavo. Se guardate intorno è una panoramica a 360 gradi, bellissima. Forse aveva qualcosa anche su, guardava proprio per guardare proprio su il cielo, perché era considerata un prove, no? Erano considerati astrologici. Comunque eravamo qui e dopo un attimo, prima che successe, dopo il filtro, il giorno prima avevamo fatto una grande festa, un grande torneo nella piazza della base, piazza maggiore, qui sotto di noi. Sotto Stati, sì, l'attuale piazza Stati, che era un campo, esatto. Detto campo della base. Esatto. Guido Montefeltro decise di tirare fuori i muscoli, i mostrali, fece sfidare tutti, aprì le porte, uscirono tutti in armi, girarono tornando una parte del muro della città, rientrarono dalla porta Cotogni, si fermarono anche tutti dalla parte del muro che c'è probabilmente, che sono successo. Si fermarono fuori dal primo, questa fase per Federico, salutarono l'imperatore, questa piazza qui, la piazza maggiore. Vedere se il ponte del pane, che c'erano gli scalini, quindi poco agevole per i carri, i cavalli, andarono tutti in piazza dell'Africa, riempirono un po', stiamo parlando di 12 ghibellini combattenti, quindi misero i cavalieri qui, i nobili, e i pedestri tutti in piazza dell'Africa, allora piazza Santa Croce. Perché poi in quegli anni c'erano diversi scontri tra papato e impero, no? Sì. E fuori era rimasta fedele a Federico dopo 30 anni dopo la sua morte, tutti erano andati via sui discepoli, i suoi discendenti non c'erano più, Fede era morto, è capitato a Napoli e c'è rimasta fuori qualche reggente in Sicilia, c'è il Ricchetto II, tutti i reggenti. E quindi figuriamo se la Chiesa poteva mantenere una questione del genere, voleva, esatto, assolutamente ripristinare, esatto, zona. Esatto, la chiesa è fuori stata scomunicata, tutto quanto. Allora, Salimene D'Ada, in una cronaca, che era chiesa della Ravenna, Faenza, parla chiaramente che quindi era ghibellino, probabilmente l'avevo scomunicato, gli avevano ordinato di andarsi da Forlì, non l'aveva fatto, tutti prima di andare. La città è scomunicata, fuori, cioè, loro proprio dovevano andarsene, non lo fecero perché probabilmente erano fuori mesi, dove vado qua, sì, è rimasto qua, dice che c'erano dei nostri serpenti che sono morti, che qualche parola un po' che ostie consacrate perché non potevano consacrare, e prima adesso un cazzo che si consacrare a mio avviso, e poi hanno tagliato questi serpenti per cercare di razionare anche le ostie, però probabilmente c'erano commerci queste cose qui, io sono stato scomplicato. Andai da un prete che ti ha comunicato la faccenda di sottobanco, vabbè, insomma, i peccati che la gelai, cercavano di azzerare i peccati. Ma bello quel punto, dice, erano assolutamente piccole, ridotte piccoli, piccoli a frammenti piccoli e sporchi, ho detto tutto. Si intuisce che le hanno tagliate, le hanno razionalizzate, secondo me, le hanno consacrate prima della scomunica, o hanno qualcuno di le hanno consacrate, ne hanno fatto un bel pacco, poi le hanno trasustanziate, si dice così, poi le ha divise e se le dividevano, ti fanno comunicarsi in qualche modo, in modo ufficiale, e poi aggiunse, pensate bene, ci sono osterie gestite dai preti dove mettono la collotta del prete fuori, e ti dice, orrore, cosa vuol dire questo? Probabilmente alcuni preti si mettono a vendere vino, a mio avviso, benedetto, trasustanziato. Adesso prendo un altro vostro prete e vedo una benedetta, una roba del genere. Adesso business, ci vediamo, Dio, però allora era
comunico anche col sangue, capito? Come farebbero molti, forse facciamo molti cavalieri, ma qui finiremo sul Santo Graal, io non vorrei andare molto in là. No, dobbiamo rimanere sulla nostra battaglia, dall'altezza di 73 metri, dove la chiesa deve dominare anche questo simbolo, è uno dei pochi di un'epoca così lontana, parliamo del 1180, la chiesa voleva riprendersi il dominio forlivese, voleva che i forlivesi si piegassero sulla chiesa. E qui tutti i preti, perché Sogotto era un patarino, c'erano dei patarini che non obbedirono, tanto sta che Bonati, che è un astronomo, ci ha stupito verso il proprio, che era qui dentro, cosa fece allora? Dopo aver fatto un po' di fede, dopo aver sfilato i soldati, salì al palazzo comunale, al palazzo dei Priori, non so chi era lì, mentre in piazza là era ancora, ed è probabile che fosse in piazza di Santa Croce. Sì, la fisionomia della città è cambiata varie volte. Salì su una grande scalinata, salì e iniziò a dire, l'acqua mi sfugge. Questi mesi di cerco lo scontro, lui evita, ci vuole prendere per fame, l'abbiamo già riassunto, datemi l'ordine di attaccare e domani me lo porterò libero. Cosa fece lui? Va bene, confabularono, sì, no, ma se non sapevo ci si terminerà, come fatto in Francia, con gli amicesi, sì, ci sterminerà, ci prenderà per fame, tanto vuole combattere con le battaglie adesso. Anche perché Bonatti poi aveva avuto un presagio, aveva dato una sua anticipazione di quella che poteva essere questa battaglia, quindi... Allora, ufficialmente si sa che dopo che diede l'ordine di battaglia, gli diedero l'ordine, ok, attaccate, fate tutto quello che serve, cosa fece? Ordinò subito che facessero cucine da capo, tutti a dormire di stamattina per tentarsi il suono della campana maggiore, che non sono simili a queste, che suonano molto forti anche queste. Sì, speriamo non lo faccia in questo momento. Con noi presentarsi mattina all'ampa per combattere di battaglia era. E ordinò tutti i cucini, ripi, tutti i cucini da campo, per cuocere tutto quello che era rimasto, dai cavalli e le persone di battaglia. E Bonatti cosa fece? Salì più volte, almeno due, tutta la notte avanti e indietro su questo campanile, dove era lo studiolo per trovare presagi, per trovare l'ora esatta in cui attaccare. E leggiamo cosa è successo. Guido Bonatti stette tutta la notte a guardare il cielo fino a quando le ore innanzi al sole arrivarono con la stella Diana. Guardava il sole dal di qui, Arrivava la stella Diana e Marte, che radiava un luminoso di Capricorno e lo ritenne un buon segno per la città di Forlì. Cioè dal di qua vide la stella di Diana, che sarebbe Venere, e Marte, che radiava un luminoso di Capricorno. Marte quindi anche il pianeta la Diana, la stella di Venere arriva fino all'alba, quindi almeno, però andò avanti si sa due o tre volte, però lì prese occhi perché era un braccio destro di Fortunato. Festa pagana dedicata agli inizi dei lavori nei campi e per questo mai festeggiata ufficialmente dalla Chiesa. È per questo che viene chiamata anche Battaglia delle Calendimaggio? Sì, perché era il primo maggio. Calendimaggio, allora Calendimaggio è il primo maggio, la Chiesa Cattolica provò a prendere questa festa, però non riuscì con i canti mariani, però in realtà ci sono i canti fiorentini che sono quei fiori, che là è una festa pagana. Di base era la festa di inizio del lavoro dei campi, iniziava i lavori estivi nei campi. Poi nell'Ottocento la presero la seconda generazione del socialismo, la fece la festa del lavoro, disse, perché a Mosca lo facevano, però era già a sapere, sembra che la festa certa, ovviamente, che iniziava l'estate. Infatti dopo cantavano fiori, vetri e dopo un po' si iniziava a vedere tutto il grande pubblico. E che di maggio... 1282. Era la notte fra il 30 aprile, quando venne qui, la mattina sì, l'alba del Calendimaggio fu attaccato. E quella fu la vittoria di Calendimaggio. Quindi Forlì era preparata, Ivo, era preparata a questo attacco? A livello proprio di. Come aveva 12.000 combattenti, 4.000 cavalieri, anzi 14.000. 4.000 erano cavalieri, 10.000 pedestri. Gli altri erano 18.000 francesi, però erano meno bravi. Il mio cavaliere, se non sembra fare le forlivesi, che ne erano solo forlivesi,
Italia, dalle Marche, dal nord. C'è qualche superstite in giro? È la popolazione della metà, molto, forse 5-6 persone. E guardate che si è riempito tutto fuori di questa gente, c'erano padiglioni e tende militari dappertutto, eh? C'erano guardie, picchette, stendardi, con tutti i gabinieri uguali, c'erano gabinieri del Marco, gabinieri toscani, anche siciliani, non credo che hanno un gasto siciliano, non credo che si chiamano, però c'erano questo è proprio il nostro tipico ghibellino forlivese. Esatto, della Fiat, della pedestra della Fiat, quello dell'altro, uno degli ultimi rimasti. E cosa facciamo? Quindi eravamo inferiori in numeri, 14.000, però più preparati, questo non sapeva. Anche più incaricati poi da queste previsioni che davano per vincente Forlì. Quindi esatto. Anche lo stesso Guido da Montefeltro era molto ottimista, era se, molto caricato. Sì, ci tenevano anche loro, infatti sentì così disse Bonatti, gli disse sì, attacca, gli disse inizia per attaccare, poi dice però prende su uova, prendete su uova e stoppa. Cosa sono le uova e stoppa? Le uova servono per medicare, la stoppa per chiudere le ferite, pensate, non c'è un cerotto nella stoppa, impregniamo nel pollo d'uovo, nell'uovo anche nel lume, che è proteico, e poi chiudiamo le ferite, da taglio e cose. I tamponi che usavano proteine animali per ricreare i buchi che si facevano le cose. Infatti aveva ragione, previse Bonatti, fece quelle previsioni che sarebbe stato ferito anche lui. E così diedero l'indicare. La mattina dopo, fino alle 6 all'alba, il campanone che queste campane davano anche dei segnali. Esatto, era un linguaggio militare anche in questo caso. Esatto, la mattina dopo partirono, sognavano la campana pesante del popolo, tutti da un lato uscirono e si mise d'accordo con Bonatti che era venuto a dare l'ordine d'attacco da qui. Francesi aprono una porta, uscirono da un'altra, cioè Bonatti di qui vedevi delle stelle, ma vedeva anche quello che succedeva. Aveva una bella visuale a 360 gradi. Vedeva le truppe francesi che entravano quando dopo entravano. Vi faremo anche vedere i vari scorci. Esatto, vedeva anche il Feltrano quando andava a attaccare la Cusina, ci riuscivo a vedere. E probabilmente si erano messi d'accordo con i segni, se ci sono in un certo modo vuol dire sono entrati, molti, pochi, qualcosa avranno fatto in un sistema. Quando Bonatti vide che erano tra tutti i francesi, a un certo punto iniziò a suonare, probabilmente a martello, come dire allarme, allarme, allarme. 2.000 soldati che ha lasciato Feltrano fuori dalle porte, vi entrarono, caricarono i francesi che c'erano già mezzo ubriacati per la città, verso qua iniziarono a caricarli con armi corte, quindi erano stocchi, armi corte ma leggevoli, proprio per semplicemente per sfondare le corazze, gli scudi, e iniziarono la battaglia di Forlì. Contemporaneamente Feltrano è già arrivato probabilmente davanti all'esercito. Un altro esercito francese, la seconda parte erano divisi in due, San Martino, uno della Nova. E c'era poi mandato Martino IV, Papa Martino IV. Esatto, l'esercito di Martino IV è arrivato a Villanova e iniziava a combattere, sentì le campane e diceva vabbè, ci sono entrati dentro. Buona fortuna a loro, buona fortuna a noi. Attaccò e il resto però lo spiegheremo in una battaglia in studio, qui col panorama dobbiamo spiegare solo quello che succede qui. Spiegheremo bene la battaglia sì, e faremo delle fasi della battaglia. E avremo anche delle sorprese che non staremo ad anticiparvi. Ma no, bene, piace. Sì, così. Non lo so neanche io. Adesso intanto ci spostiamo così potremo vedere esattamente dove ci troviamo. Siamo proprio di fronte alla piazza Saffi, ex campo dell'Abate. Cioè immaginatevi che qua sotto era campo, era anche paludoso, c'era il fiume Rabbi che passava, infatti la basilica di San Mercuriale è proprio sopraelevata per evitare delle inondazioni. Abbiamo questa bella piazza, una delle più apprezzate in Italia anche per ampiezza, perché parliamo di 11.000 metri quadri circa, ha una forma trapezoidale e ovviamente le varie epoche storiche l'hanno rimaneggiata più volte, anche lo stesso campanile
scusate, la stessa torre dell'orologio, un rifacimento dopo la seconda guerra mondiale. Un colpo distrutto su quello il teatro, buttano giù quelle, crollando distrutto sul teatro dell'800, del 700, bellissimo. Peccato. Sappiamo che la storia ci ha portato delle belle cose, ma anche delle cose veramente brutte. Visto che siamo proprio qui, sopra la piazza e di fronte al monumento di Aurelio Saffi, vorrei sottolineare, anche che ne abbiamo anche già parlato, della Crocetta, il monumento che c'era, che c'era proprio successivamente alla battaglia del Sanguinoso Mucchio, e che ora ovviamente non c'è più. Anche lì ci sono state delle scelte epocali. Una puntata solo su quello finale per spiegare cosa c'era, il mistero dietro e cosa sta dietro il verso di Dante. Comunque sempre della Bastia e qui Bonatti dove fu salì volte tra sorprensioni la notte fra il 30 aprile e maggio. Scese giù, poi salì su, aspettò i francesi che entrarono, quando vide che era il punto propizio, chiede: suonò queste campane come suonato prima io, e suonò molto di più. Poi scese giù, si buttò in battaglia e disse: ok, la battaglia è iniziata. Andò lui, e fu ferito come aveva previsto, o forse si fece ferire per non mentirsi come astrologo, va a sapere come andava. Però questa è un'ipotesi mia. Insomma, penso che abbiate apprezzato questa esterna che ci ha portato in questa chicca ancora intatta del nostro romanico padano originale. Vi invito a fare l'esperienza di venire all'Inferno, di visitarla e di apprezzare questo bellissimo panorama su Forlì che è mozzafiato. Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, credetemi. Io concluderei per la prossima puntata, esatto. Faremo sicuramente la seconda parte sulla battaglia di Forlì, andremo un po' più nel dettaglio. Sì, la faremo in suo studio, esatto, perché qui purtroppo il panorama è bello, purtroppo, per fortuna, qui poca storia, molto panoramica abbiamo e la prossima però partiremo con più dettagli, con a livello strategico, esatto, con qualche cartina anche che ci aiuterà. Un saluto da Antonella, dalla MAF Gallery, da Ivo e dal nostro Emanuele, l'ultimo dei ghibellini, e anche questo vento che ci accompagna come ultimo saluto. Arrivederci. Allora. Ciao. Dall'esterna, ci troviamo nella galleria MAF di Forlì in Corso Mazzini e sono qui in compagnia con un artista proprio forlivese, visto che abbiamo parlato proprio del cuore di Forlì, del centro di Forlì, anche questo artista è proprio un forlivese doc. Sono in compagnia di Ramal Raffaele Maltoni. Ciao! Ciao! Tu sei uno scultore? Sì. E hai portato qui delle opere che ti rappresentano, vedo delle figure femminili, ma andiamo per gradi. Tu collabori con la galleria dagli albori, proprio dagli inizi ancora dei portici. Sì. Ma i tuoi primi approcci con l'arte quando sono stati? Ho iniziato nel Crescuro, l'ho fatto nel 86, che ho visto una Madonna in Cerveonia. Prese conoscevo, me la sono fatto dare, ho comprato della creta, l'ho riprodotta, è venuta bene, è piaciuta e dopo di lì è partito tutto e non ho più copiato da nessuna parte, cioè quello che mi veniva fuori manipolando la creta, magari partivo con un'idea, però certe volte intravedevo qualcosa che usciva da solo, che era già dentro. E quindi alla materia, sì. La tua materia è sempre la terra o anche altri materiali? La terra mi dà moltissimo da lavorarla, poter creare dalla terra.
senti proprio tua, sì. Un materiale che senti proprio... Sì, ho provato a lavorare anche in legno anni fa, ho fatto tre cose in legno, poi dopo ho ripreso con la greta. Qui vedo infatti questi esempi delle tue opere, tra l'altro molto belle, mi piacciono molto, sono molto delicate. E le figure femminili vedo che hanno la prevalenza, sei passato da una Madonna alle donne. Sì, alle donne. Ho fatto altre Madonne dopo la prima, in questi anni, però poi per variare, per fare qualcosa di diverso, certamente il soggetto che preferisco è il soggetto femminile, che prevale nelle mie sculture. E infatti qui abbiamo vari esempi anche a livello di postura, ma anche vedo anche delle tecniche un po' differenti. Sì. Ma poi le cuoci queste opere? Sì, o queste sono da cuocere. In alcune le do il colore, in quella lì ho dato il colore dopo averla cotta a freddo. Mm-hmm. Ho usato due o tre colori. Il viso ha dato un colore che si rifà con il colore del vestito. Diciamo che qui ti sei distaccato un po' da quello che è il... Ti ha dato un po' di movimento, un po' di torsione. E infatti questa è una cosa molto interessante. Vedo che le posizioni delle tue modelle, comunque anche solo ideali, partono magari da tipo una cariatide classica, molto composta, a qualcosa di più sensuale, più accattivante, per poi arrivare a questa torsione così espressionista. Questa è veramente una... si differenzia molto da quello che è il tuo percorso normale, diciamo così. Qui è stata proprio una variante che mi colpisce molto, tra l'altro. Sì. A me mi hanno chiesto anche qualcuno se avevo fatto qualcosa di grande, di più grande in questi anni, o se lo facevo, ma avevo pensato di fare una scultura più grande anni fa, avevo pensato di come soggetto fare una pantera col corpo di donna. Mi ero fatto fare un telaio in ferro e ho già fatto alcune cose, dopo ho lasciato perdere il peccato. Beh, hai lasciato perdere per il momento, poi non è detto che sì. Tu non possa riproporre insomma l'idea. Sì. Vuoi parlare anche di quest'opera? Hanno dei nomi le tue opere? Che titolo? Mi viene da chiamare proprio nome, perché nomi di persone quasi mi viene da pensare. Ma quest'opera è l'ultima che ho fatto, che è qui esposta alla mostra sulla primavera. Che l'ho voluta, sì, ho fatto questo nudo con qualche cosa, un po' qualcosa di particolare nelle spalle, che sembra che abbia tipo un colpetto, qualcosa che la copre. Sì. Ma... ho fatto questo braccio, questa mano diversa da questa, per differenziarla. Cioè ogni scultura che faccio la voglio differenziare dalla precedente. Ma mi sembra proprio una distorsione proprio della realtà, anche a livello anatomico. Cioè si vede che è voluto, perché è voluto proprio... dare una curva che è innaturale, però va a fondersi con quello che è poi la sinuosità dell'andamento del resto. Sembra che sia quasi su un trono di legno, un trono naturale. E anche qui è stata solo una tua idea, qualcosa che avevi in mente, o comunque un'immagine, la postura l'hai presa da qualcosa, da un'immagine, da una foto? Assolutamente no. Da nessuna modella? Da nessuna modella. Diciamo che allora
una bella fantasia. Sì, io ho usato dell'ingobbio, che ho dato prima di cuocerla, nei capelli qui sotto, della seduta, ho dato questo ingobbio e poi l'ho fatta cuocere. Invece questo bianco, che adesso non credo che l'inquadratura riesca a dare veramente il senso, ma sembra veramente una veste, che si intravede il rosato, ma ci sono questi colpi di biancore proprio. Sì, questa è una scultura, sembra un po' un lavoro classico. Sì. Cioè, mi hanno detto, io l'ho esposta anni fa da un antiquario, un negozio di un antiquario, l'ha messa in vetrina per un bel po', e poi le hanno chiesto, si sono fermati e le hanno chiesto se era una Liberty, una scultura Liberty. Mm-hmm. Però non è una scultura Liberty, hanno detto che sembra, infatti ricorda il Liberty. Mi piace molto questa essenzialità che hai usato in questa opera, molto essenziale, pulita, ma allo stesso tempo molto aggraziata. Quindi altri progetti Ramal, vuoi continuare, immagino, a collaborare con la galleria, le prossime mostre? Ci sarai anche d'estate per delle esposizioni all'aperto, come a Cervia? Non ho ancora deciso, può darsi che partecipi. Ci sono varie iniziative. Per il momento mi sono fermato un attimo e magari avrai tempo. Appena riprendo a fare un altro lavoro, un'altra cosa. Cerchi un altro po' di ispirazione, sì. Hai bisogno un po' di ritirarti. Sì. Allora salutiamo tutti i nostri telespettatori, vi aspettiamo alla prossima puntata. Un saluto da Antonella e da Ramal. E ci vediamo molto presto. Ciao. Ciao. Thank you.